Qualunque cosa si va ad inserire in acquario, quindi il ghiaino, le rocce, i legni, tutto, va precedentemente sterilizzato. Allora, ad esempio, qui ho già una composizione di muschio su una roccia di lava. È molto semplice. Il muschio si dipana un pochino, si appoggia sulla roccia e lo si lega con della lenza, del filo da pesca. E lo andiamo a sistemare, ad esempio qui. Facciamo un piccolissimo allestimento ad angolo. Ora vi mostro come preparare le piante che si trovano in negozio, esatto, come prepararle per inserirle nell'acquario. Allora, il vasetto va tolto. All'interno si trova questa lana che si chiama lana di perlon e si toglie molto semplicemente con le mani. Così. Non soffrono le piante? No, non soffrono assolutamente, anzi dare una piccola potatina alle radici le rinforza. Si toglie bene per togliere tutta questa lana attorcigliata. Si può prendere una vaschettina d'acqua o anche direttamente sotto, lo tengo io, sì, sotto il getto dell'acqua del rubinetto e sciacquare in questo modo. E andiamo a inserirle sempre a secco. I modi per inserire le piante dentro il ghiaino sono due. Allora, intanto risposto questo. Si rimette dopo. Lo rimettiamo dopo, perché questa, essendo una pianta alta, la vogliamo mettere dietro la roccia. Allora, o con le dita si fa un buchino, si prende la pianta così dalla radice, si inserisce e poi si va a coprire. Oppure con l'utilizzo di pinzette. Queste sono cose più tecniche. Un pochino più professionali, okay, diciamo. Sì. Ecco qui, si va a inserire la pianta. Che giustamente dice, ora sta giù perché con l'acqua poi, certo, ovviamente prende. Poi prenderà forma. E andiamo a rimettere, bellissimo, il sassino con il muschio. Almeno abbiamo il muschio davanti e una piantina più alta dietro. Adesso possiamo inserire l'acqua dentro la vaschetta. Sono curiosissima. (Ride)